Il lettore deve fare il tifo per il protagonista e preoccuparsi per il pericolo incombente, ma non è una cosa automatica, bisogna che ci sia empatia. Ci sono vari elementi che generano spesso in noi un sentimento di interesse emotivo e di compassione, di immedesimazione col protagonista. Sono fattori psicoemotivi da cui è difficile scappare. In questo video te ne voglio elencare alcuni. L'altruismo. Se il personaggio dimostra di tenere agli altri, di propendere al sacrificio per aiutare il prossimo, ai nostri occhi acquista una caratteristica di utilità sociale. Inconsciamente sentiamo che è una persona che vorremmo vicino, perché ci sarebbe d'aiuto e non di peso. Sì, che egoisti che siamo, ma è proprio su questo concetto che si fonda l'idea di Save the Cat, ovvero Salva il gatto, che diventa il titolo del manuale di Snyder. Il personaggio dimostra di avere cuore nonostante tutti i difetti che può aver dimostrato prima o dimostrare dopo. Se hai visto la famosa serie coreana Squid Game, il protagonista è una persona decisamente discutibile, ma c'è proprio la scena in cui divide la cena col gatto randagio che ci fa capire che anche se ora non ce l'ha, lui è uno che merita di avere fortuna nella vita. Dara Marx fa l'esempio del fuggitivo, dove il personaggio interpretato da Harrison Ford salva un galeotto durante la fuga rischiando in proprio e solo perché è buono. La competenza. Ammiriamo le persone che sanno fare qualcosa molto bene. Io credo che sia sempre perché se le avessimo vicine potremmo affidarci a loro. Sherlock Holmes, Kenshiro, James Bond, Marty Bird, Dexter, il Dottor House e un sacco di altri. Li ammiriamo, ci piacciono subito anche quando sono persone davvero terribili, perché nessuno è più bravo di loro in quello che fanno. Vogliamo vedere come affronteranno le sfide della storia, come le supereranno loro che sono così bravi. L'ingiustizia. A noi il fatto che a una cosa non ne consegua un'altra dà proprio fastidio e non solo, ma il merito andrebbe riconosciuto a livello universale. Chi è vittima di un'ingiustizia merita sempre un riscatto e noi saremo lì a guardare finché non lo avrà, tifosi, coinvolti e arrabbiati perché la giustizia non funziona. Il mondo non è un posto giusto, ma noi vorremmo che lo fosse, così non correremmo pericoli che non abbiamo ricercato. E questo ci unisce al protagonista. La sofferenza. Come l'ingiustizia, la sofferenza non ci piace e a volte non è nemmeno una questione di merito. Anche gli scagnozzi dell'antagonista possono generare in noi un moto emotivo quando succede loro qualcosa di brutto. E la sofferenza emotiva è di gran lunga più coinvolgente di quella fisica, che ci sembra passeggera e meno profonda, per qualche ragione. La responsabilità. Quando un personaggio si prende cura di qualcuno ed è responsabile della sua sussistenza o sopravvivenza, di nuovo ci conquista. Sarà ancora perché desideriamo che qualcuno si prenda cura di noi? Certo, ma in questo caso anche perché il protagonista si trova in uno stato di perenne sacrificio e fatica. Quanto sarebbe tutto più facile se non dovesse occuparsi di figli, marito, amici, eccetera. Pensa al remake della Guerra dei Mondi. Se Tom Cruise non scarrazzasse il figlio per tutto il film, quanto sarebbe diverso? O Will Smith nella Ricerca della Felicità. Se non ci fosse suo figlio con lui, non avremmo tanto a cuore lui e il suo destino. Simile a Nicole Kidman in The Others, dove deve contrastare le presenze in casa anche e soprattutto per il bene dei suoi figli. O per non citare solo bambini, in Cloverfield, dove i ragazzi cercano di mettersi in salvo in due. La simpatia. Se il personaggio è divertente, ci piace di più e ci preoccupiamo per il suo destino, la sua incolumità. Sarà di nuovo che ci piacerebbe avere vicino una persona così, una che migliora il mondo col suo approccio e che fa divertire gli altri e gli altri siamo noi? Simpatici sono, per esempio, Indiana Jones, Stitch, Ace Ventura, Gracie Hart di Sandra Bullock in Miss Detective, Willy, il principe di Bel-Air, Sherlock interpretato da Robert Downey Jr., eccetera. Il passato misterioso, perché siamo sempre attratti da un mistero. Siamo curiosi e vogliamo conoscere cosa c'è di segreto e di nascosto. Senza accorgerci, un personaggio misterioso ci attira e desideriamo scoprire di più. Forse non saremo tanto coinvolti dal suo destino, ma sicuramente saremo coinvolti da lui e dal suo passato. Pensa a Jason Bourne o a Douglas Quaid in Atto di Forza e tanti altri. L'agency. Ovvero la capacità di un personaggio di influenzare, modificare il mondo attorno a lui e quindi anche la sua storia. Un personaggio attivo, propositivo, che elabori piani, che reagisca, che cerca con forza di ottenere
ciò che vuole ci coinvolge sempre di più di uno passivo che attende che le cose gli accadano. Secondo la narratologia tradizionale, il protagonista è il personaggio con l'agency maggiore nella storia. Forse non è sempre vero ormai, ma sicuramente noi facciamo il tifo per chi si dà da fare, per chi cambia le carte in tavola con la propria forza di volontà. Pensa a Uma Thurman in Kill Bill o a Liam Neeson in Taken, ma anche Matilda in Leon o Kevin McAllister in Mamma ho perso l'aereo. L'outsider, perché incarna un po' l'ingiustizia della vita. Una persona che non è riuscita a integrarsi è sofferenza e ingiustizia da parte di una comunità che stabilisce a priori chi è giusto e chi è sbagliato. L'outsider poi ci fornisce una visione alternativa che stimola la nostra curiosità. Mi vengono in mente i Goonies, ma anche Joker di Todd Phillips, Riddick, la principessa Mononoke e tanti altri. Ci sono senz'altro altri elementi che puoi considerare, l'essere innamorati, avere grandi sogni, desiderare vendetta o riscatto. A te cosa viene in mente tra le cose che non ho detto? Scrivile nei commenti se hai notato caratteristiche che ti fanno empatizzare coi personaggi. Allunghiamo la lista. Nel prossimo video parliamo ancora di personaggi, ti voglio dare 7 consigli per quando ti troverai a doverne costruire uno.